Annardo Marchetti, sindaco di Magnacavallo, siamo qui oggi per inaugurare il Museo dell'Immigrazione. E cosa significa questo museo per la città? Bene, allora 8 settembre, oggi è una data importante, sì, è una data importante sia per Magnacavallo ma soprattutto per il territorio. Magnacavallo è il comune, diciamo così, capofila, che rappresenta tutti i comuni dell'Oltre Po, che è riguardato, diciamo così, riguarda l'immigrazione. Come capitale morale dell'immigrazione, Magnacavallo è il comune capofila proprio da questo isolo, che nell'arco di un secolo, dal 1861 ad oggi, ha avuto circa fra i 25 e i 30 milioni di italiani che sono praticamente andati all'estero. L'immigrazione si può dividere in 4 gruppi. Il primo gruppo alla fine degli anni 800, inizio 900. Il secondo gruppo subito nel dopoguerra, il terzo gruppo lo identifichiamo fra gli anni 50 e 60, mentre invece il quarto gruppo ed ultimo riguarda gli ultimi 15 anni. Quindi possiamo dire che in questo secolo, in questi 4 gruppi, identifichiamo tra i 25 circa 29 milioni, diciamo, di italiani all'estero. Si parla di Sud America, di Nord America, Australia, in tutto il mondo in generale, Argentina, e Magnacavallo, diciamo così, è il comune capofila. Sta di fatto che Magnacavallo subito nel dopoguerra aveva circa 3.900, quasi 4.000 abitanti. Ora è a 1.700 abitanti su una superficie di 30 km quadrati, un comune prevalentemente agricolo, ma dobbiamo anche tenere in considerazione che Magnacavallo, cioè i suoi emigranti riguardavano proprio il mondo agricolo, sono imprenditori agricoli, piccoli agricoltori, operai che lavoravano nel settore dell'agricoltura e praticamente si sono spostati nel Nord America e soprattutto nel Sud America. Ecco, questo è il sunto, diciamo, di un secolo di vita, della nostra vita, diciamo. Qual è stato il ruolo dell'amministrazione comunale nel favorire la nascita di questo museo? Allora, all'inizio degli anni 2000 c'era già esistente un piccolo museo, era proprio una stanzetta. Dopo, nel 2009, è stato praticamente così, la prima cosa dall'inizio del mio mandato che ho preso in mano e ho voluto sviluppare, proprio perché per dare più entità sia al paese che al territorio. Ho visto che c'era la possibilità di questo progetto e quindi l'ho portato avanti, e dopo 4 anni e mezzo sono qua felice e contento di fare l'inaugurazione oggi, proprio perché, diciamo così, per rendere, dare più valore a questa piccola cittadina come capitale morale dell'immigrazione mantovana e lombarda. Un'ultima domanda: in quanto capitale morale dell'immigrazione italiana, comunque mantovana nel mondo, avete già introdotto dei gemellaggi con altre città nel mondo per installare? Allora, io sono praticamente in questi anni da poco arrivato, diciamo così, siamo gemellati con 3 paesi del Brasile, però non ricordo quali sono, però altri paesi, diciamo, come gemellaggio non li abbiamo portati avanti. C'era un inizio di gemellaggio con Bijù, ma probabilmente se sono rose fioriranno, adesso magari in futuro potremo, diciamo così, ad avvicinarci e cercare di fare questo gemellaggio.